Buongiorno cari amici, sono Fiorella, ovvero Nostra Signora. Oggi il maestro Alan spiega alcune cose sulla mia vita. Scusatemi, faccio una piccola introduzione. Spesso i maestri mi dicono che alcune persone ridono, se la ridono del mio nome, perché io mi chiamo Fiorella. Pensate voi se mi fossi chiamata Dio, mi avrebbero lapidato già dalla mia nascita, vero? Dovevo per forza avere un nome comune, visto che tutta la mia vita si è svolta in mezzo a comuni persone. Capisco anche che chi mi ha visto nascere e crescere fa molta fatica a accettare oppure la loro incredulità è tanta nel pensare che si possa manifestare Dio in questo corpo. Capisco, perché anche per me è molto ma molto difficile, ovvero lo è stato. Però c'è sempre un però. Ci sono persone cattive e altre molto cattive. È vero, tutto sta scritto, anche che queste persone così dovevano essere. Ma ricordatevi una cosa, tutto ciò che fate ad altri a voi tornerà. Ecco, ora leggiamo il messaggio del nostro amato Alan. Sono Alan, preziose creature. Noi oggi proseguiamo per la nostra strada, che sì tortuosa, ma mai, mai, mai infastidita come la sua. Dovete sapere che lei ha sempre messo la sua faccia. Pensate, affrontava persone sconosciute dicendo cose assai gravose o gravissime, e questo sempre da sola. Noi, grande grazie a Dio, eravamo nascosti, così che nessuno osava scagliarsi contro di noi. Noi, che la vegliamo notte e giorno, per un semplice e grande motivo. Nessuno doveva lei nuocere. Nel senso, spesse volte abbiamo assistito come certe persone venivano sotto casa per menarla. Una volta, sappiatelo, abbiamo perfino assistito ad una rissa sotto casa. La volevano lapidare. Due erano assai feroci, altri meno. Ma ben presto si sedarono e andarono oltre a infastidire chi di dovere. Una volta ancora abbiamo assistito come volevano entrare. Abbiamo così destato la nostra amata amica, che con coraggio ha affrontato i truffatori e ben presto sono così scappati. Questo lo dico a coloro che pensano: ah, guarda com'è fortunata. Sì, è vero, lo è, ma è anche molto, ma molto coraggiosa, così che non la mandava a dire a nessuno. Compreso Piero, che nulla sa di lei, ma la spaventa quando lei sente cosa lui dice di lei. Approfitto anche in questo mio messaggio per dire: avete fatto ciò che Dio voleva. Ora basta maldicenze, vero amici? Ora fatevi il segno della croce, così che capirete, qui c'è veramente Dio. Dio solo sa quanta sofferenza ha da sempre affrontato questa mia creatura. Sapete perché si chiama Fiorella?
Ella è il re o fiore della terra. Sapete perché si chiama Nostra Signora? Ecco la spiegazione. Come si chiama Dio? Il Signore, re del cielo e della terra. Il Dio, o no? Lei che è madre e padre nello stesso tempo è la Nostra Signora, ovvero nostro Padre, Madre, Figlio e Spirito Santo. Padre che tutto ha fatto, ora è nostra madre. Vi piace la spiegazione? Mi sento ridere quando dice il suo nome. Scusate, ma come si doveva chiamare questa mia creatura? Dio? Così che non bastavano le sassate che ha preso? L'avreste già crocifissa per l'ennesima volta? No, 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 questa volta tocca a voi. Stolti, fissati con la materia, perché pensate di essere tutto voi, soltanto perché Dio vi ha concesso lauti guadagni. Si sa, no? Il Vangelo è chiaro. È più facile che il cammello passi dalla cruna del lago che il ricco vada in paradiso. Frodi fiscali, ecco cosa siete. Se così non fosse, non sareste ricchi, vero Fio? Ma va bene. Dio tutto, 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 così ha voluto. Ha voluto anche dire nulla verrà nascosto. Tutto, tutto, tutto verrà a galla. Così che tutti, tutti, tutti coloro che l'hanno derisa si pentiranno. Ma sarà forse, forse, forse troppo tardi? Amen, no, ma alleluia, sì. Ecco, grazie amici, sempre per la vostra presenza. Alla prossima!